Il mondo della ristorazione si prepara alla riapertura e ancora molti gli interrogativi riguardo a distanziamenti, orari e sicurezza. Nelle superiori lezioni garantite in presenza per il 50% degli studenti e da lunedì tutti in classe, previsti anche tamponi gratuiti. Sport, la nostra intervista alla giocatrice di football Ambra Marcucci, unica donna tesserata con i grifoni di Perugia e pronta al salto negli Stati Uniti. La Fondazione Città della Speranza in Veneto continua la ricerca per combattere le malattie rare, tra le sue battaglie quella contro la leucemia infantile, la storia a lieto fine di Giulio dopo 4 anni di cure. Buon pomeriggio e benvenuti a questa edizione del telegiornale della Scuola di Giornalismo di Perugia. In studio Francesco Ferasin. Primi passi verso la normalità per i gestori di bar e ristoranti dopo il piano per le riaperture, ma per gli operatori del settore sarà una ripartenza tutta in salita. In collegamento per noi da Perugia, Ludovica Passeri. Una data finalmente c'è ed è il 26 aprile. Nelle zone gialle, e l'Umbria si candida ad essere fra queste, si potrà tornare a mangiare fuori, a pranzo e a cena, ad una condizione, che i pasti siano serviti all'aperto. Anche per i bar via libera alle consumazioni all'esterno. Il coprifuoco resterà comunque in vigore. L'approvazione del decreto è attesa per questa settimana. Ci sono diversi nodi da sciogliere, la distanza fra tavoli, chiarimenti su come i bar potranno lavorare. Un rischio ragionato, fondato sui dati in miglioramento, ha detto Draghi, che guarda al futuro con prudente ottimismo e fiducia. Ma per i ristoratori la situazione resta drammatica. Li abbiamo visti manifestare negli ultimi mesi anche qui, in Piazza Italia, a Perugia. E la protesta continua. Ieri mattina un blocco stradale di mezz'ora organizzato da Tutela Nazionale Imprese sulla E45 all'altezza di Ponte San Giovanni. Ora che c'è la data della prima ripartenza, nuovi timori, nuove rivendicazioni. Il servizio di Luca Bianco. Le misure purtroppo annunciate da Draghi non sono assolutamente valide per quanto riguarda la nostra categoria. Dico purtroppo perché diciamo ci aspettavamo qualcosa di meglio. Giovan Battista Zangara, rappresentante Confesercenti, è titolare di un noto ristorante a Perugia. Le riaperture annunciate dal governo non lo hanno convinto. L'obbligo di utilizzare solo gli spazi esterni è fonte di molte perplessità. Chi non ha gli spazi fuori non può lavorare e chi ha gli spazi fuori non può lavorare con tranquillità ugualmente, perché faccio un esempio spiccio. 50 persone, arriva un temporale, piove a vento, anche se io ho una tettoia, piove a vento e la gente quindi rischia di bagnarsi. A quel punto cosa faccio? Li mando a casa, gli preparo la roba per l'asporto, li faccio mandare con l'ombrello, cioè non è possibile, deve esserci una possibilità di poter usare il dentro. E poi c'è il coprifuoco. Il coprifuoco crea ancora più problemi oltre l'uso solo esterno dei locali. Tu alle 9, cioè praticamente ce la devi far mangiare. Le associazioni di categoria intanto annunciano nuove manifestazioni. Confesercenti, Confcommercio, FIPE, FIEPET, tutti abbiamo fatto richieste, non abbiamo ottenuto niente, niente, nemmeno uno stuzzicadenti, niente. Alunni in classe per la ripresa delle lezioni in presenza anche alle superiori. Gli studenti dell'Umbria possono effettuare controlli gratuiti una volta a settimana in tutte le farmacie della regione. Intanto i professori preparano i ragazzi alla maturità. Il servizio di Alessandro Ferri. Le scuole riapriranno al 100% la settimana prossima, ma già da adesso la didattica a distanza si sta rimodulando e si sta vedendo una presenza dei ragazzi, almeno per la metà del totale. L'ITET Capitini di Perugia si sta preparando con tanti dubbi, tante preoccupazioni, con dei controlli. Abbiamo riaperto al 50%, e comunque questa apertura siamo molto contenti, perché ovviamente era importante la presenza degli studenti, il ritorno comunque in classe. Speriamo di poter rientrare alla totalità, cioè al 100%. Per il totale rientro dei ragazzi in presenza si punta sulla sicurezza. La convenzione di Regione Umbria con le farmacie garantisce agli studenti tamponi gratis e screening anti-Covid settimanali. Abbiamo praticamente sollecitati prima comunque del rientro e anche una volta alla settimana stanno andando infatti a fare questi screening in farmacia.
Come vi state organizzando invece per l'esame di maturità? Abbiamo visto che tanti ragazzi iniziano a parlarne, mancano poco più di 50 giorni. In virtù dell'anno passato ci eravamo un po' già predisposti per una modalità come appunto è stata quella del 2019-2020. E è solamente praticamente un colloquio orale nel quale i ragazzi comunque devono preparare praticamente un elaborato, una prova di italiano sempre orale su un testo che hanno studiato nell'arco dell'anno. E poi ci sarà anche una, diciamo, esposizione rispetto al PCTO, cioè i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Ci stiamo preparando e i ragazzi, diciamo, sono abbastanza tranquilli. Musei, teatri e cinema si preparano alla riapertura attesa per il 26 aprile, sempre se ci saranno i numeri da zona gialla. Ci aggiorna Marco Moroni da Perugia. È ancora presto per parlare di ritorno alla normalità. Qui a Perugia il sindaco Romizzi ha disposto la chiusura delle scalinate della cattedrale e del Palazzo dei Priori, almeno fino al 30 aprile. L'obiettivo è quello di limitare al massimo il rischio di contagio. Nel confronto fra governo e regioni di questa sera, prevista anche la discussione sulle regole da applicare per tornare ad apprezzare un film sul grande schermo o uno spettacolo a teatro. C'è anche da risolvere l'incognita del coprifuoco alle ore 22 che penalizzerebbe gli spettacoli in fascia serale. Per accedere a musei e mostre prevista una prenotazione, mentre la cultura riparte anche con iniziative all'aria aperta, pronte a tornare al lavoro anche le guide turistiche. Vediamo il servizio di Silvia Serafini. Puntano a ripartire con 4 iniziative gli operatori della società Guide in Umbria. Già dal mese di maggio, se le norme lo consentiranno, potrebbero partire progetti di trekking urbano, camminate per scoprire i luoghi segreti della città e visite nei musei. Che tipo di turisti vi aspettate per questa stagione? Purtroppo è soltanto turismo locale oppure delle regioni vicine all'Umbria, no? Toscana, Marche, Lazio. Sarà difficile che in questa stagione arrivino delle persone da lontano, anche dal nord Italia, non credo. Un periodo difficile per il settore delle guide turistiche, con una drastica riduzione delle opportunità di lavoro. Rimanere fermi, noi che siamo abituati a lavorare tutti i giorni sempre insieme alla gente, stare così fermi per più di un anno è stato un dramma. Cruciali saranno le riaperture in sicurezza dei musei. Siamo pronti ad ospitare i visitatori sia durante la settimana che nei giorni normali, i quali il museo in realtà è stato sempre aperto, cioè il fine settimana, mediante prenotazione. Dal 26 aprile saranno consentiti in fascia gialla all'aperto anche gli sport di contatto. Dal 1 maggio si ipotizza il rientro a capienza ridotta negli stadi, mentre dal 1 giugno riapriranno le palestre. Eppure c'è chi non ha mai smesso di allenarsi, come Ambra Marcucci, giocatrice di football americano nella squadra maschile dei Grifoni di Perugia. Il servizio di Maria Francesca Stabile e Alberto Vigonesi. Chi la conosce la chiama la ragazza di ferro. Ambra Marcucci, 29 anni, si allena con i Grifoni Perugia, squadra che il prossimo 8 maggio inizierà il campionato contro gli Angels Pesaro. Mi piace allenarmi con gente, in questo caso ragazzi che sono più forti di me, così io cresco, è quello che per me è il più importante. Il desiderio di Ambra non sarà però così semplice da realizzare. Il regolamento della federazione non consente competizioni ufficiali miste, ma solo gare amichevoli. Intanto un'altra opportunità viene dall'America. Quest'anno, se è possibile, gioco con le Philly Phantoms di Philadelphia, che sarà già a maggio e giugno. No, io spero molto che aprano le frontiere, perché non vedo l'ora di andare, di giocare, anche se non posso giocare qui, voglio giocare football quest'anno. Figlia di un calciatore spoletino immigrato in Olanda, Ambra ha seguito le orme paterne a buoni livelli. Gli infortuni alle ginocchia l'hanno costretta a dire basta a 22 anni, ma durante gli studi in psicologia in Portogallo si è appassionata al football americano. Insieme a delle amiche ha creato la prima squadra femminile del paese iberico e da qui è iniziata la sua carriera, che l'ha portata anche ad indossare la maglia azzurra nel ruolo di ricevitrice. Questa nuova avventura ha conquistato anche il papà. Lui è molto orgoglioso di me.
quello che sto facendo per anche le ragazze nel football, quello che sto sviluppando. E per noi è una cosa molto bella perché anche lui ha fatto molto successo qui in Umbria. Il suo coach Francesco Freddini ha solo parole di elogio. Poi mi sono trovato questa ragazza molto, molto brava, molto performante anche atleticamente e molto appassionata. Amber è anche persino più performante rispetto ad altri giocatori del nostro livello. Molte passioni come la musica, lo yoga, la moda ed anche il giornalismo. Però il cuore batte soprattutto per la palla ovale. Il football americano per me è la mia vita. Anche se ci sta il sole, se ci sta la neve, la pioggia, io starò al campo, io voglio allenarmi. Per me il football è tutto. Ex allievo della Scuola di Giornalismo di Perugia, Giovanni Landi ora collabora con il Corriere della Sera, il gruppo RCS. Ci racconta la sua esperienza nel servizio di Marco Di Vincenzo. Non è facile scrivere un libro, questa è una cosa banale, però è sicuramente così. Giovanni Landi ha 30 anni. Originario di Agropoli, in provincia di Salerno, nel 2009 si è trasferito a Perugia per frequentare la facoltà di giurisprudenza. Dopo il dottorato in diritto civile, anche il biennio alla scuola di giornalismo. La sua passione per la scrittura lo ha portato ad una nuova esperienza, che ha deciso di raccontarci. Tutto è iniziato con un primo libro che ho potuto scrivere con il Corriere della Sera, Il delitto di Pierpaolo Pasolini. Fortunatamente questo libro è stato apprezzato, quindi sono stato inserito nella rosa di autori del Corriere di RCS. Abbiamo appena lanciato una collana sulle famiglie reali e io ho potuto scrivere i primi due volumi sulla regina Elisabetta e Lady Diana. Giovanni, come nasce un libro e quanto tempo ci vuole per scriverlo? Ma dipende dalla conoscenza preliminare dell'argomento, da quanto è stato scritto, dalla complessità, che bisogna avere in mente tutto il ragionamento già da prima, bisogna stare molto attenti a non fare errori, ovviamente ad evitare le ripetizioni il più possibile. Ti consente di mettere qualcosa di tuo, quindi raccontarlo col tuo stile, con la tua cifra e cercando appunto di renderlo accattivante ma anche semplice da conoscere, da comprendere. Sto continuando questo lavoro che devo dire mi appassiona moltissimo perché la divulgazione è una bella sfida, ho trovato qualcosa che fa per me e sono molto felice. In chiusura di questa edizione coordinata da Marco Di Vincenzo vi proponiamo un approfondimento sul mondo della ricerca per combattere le malattie rare. Greta Dircetti ha intervistato Giulio, guarito dalla leucemia, una storia che ha tenuto accesa e tiene accesa la speranza. Vi auguriamo una buona visione e vi ringraziamo per averci seguito e buona serata. In dialetto noi diciamo muso duro e baretta fracà, significa affronta quello, tieni duro. Che poi ci sarà un poi. Orietta e Giulio sono madre e figlio. Insieme hanno affrontato e vinto la più grande delle sfide, quella contro la malattia. Vivono a Valdagno, in provincia di Vicenza, e in famiglia sono in 7. Giulio ha 4 fratelli più piccoli, Giacomo, Anna, Silvia e Chiara. La leucemia è arrivata nel 2003, quando lui era in prima elementare. Per un bambino il prelievo è una tragedia, come se fosse stata quella lì la montagna da superare. Inimmaginabile per un bambino di 5 anni, perché di sicuro le preoccupazioni o non ci sono, o comunque se ci sono sono diverse. Giulio è stato curato grazie alla Fondazione Città della Speranza, nata nel 1994, per aiutare i bambini come lui. La Fondazione ha costruito e finanzia il più grande centro di ricerca europeo per le leucemie, che finora ha guarito più di 5.000 bambini. La Fondazione è nata dopo che purtroppo ho perso mio nipote e quindi un problema personale, no? Dopo aver visto ciò che passavano i bambini ammalati di questa malattia, ho deciso che si doveva trovare una soluzione, in primis per avere una locazione in cui puoi essere curati in maniera degna. Oggi a Padova vengono ricoverati circa 7.000 bambini in dei hospital all'anno, quindi un numero enorme, anche perché i bambini, cominciando a guarire, ovviamente ha bisogno di cure che continuano nel tempo. Il percorso di Giulio è durato 3 anni. 2 di questi li ha trascorsi in terapia intensiva. Poi ci sono stati 10 mesi di vita piena, una ricaduta e il trapianto, che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle la malattia. Sapeva che l'operazione era rischiosa,
così ha deciso di domandare ai medici una cosa speciale. La mia idea di chiedere come regalo di compleanno il fatto di vedere appunto i miei fratelli che avessero la possibilità di entrare, di magari vederli non solo da un vetro, e mi aveva, sì, mi era passato per la testa e ho detto vabbè, la provo. Sono andato appunto dalla professoressa Messina e ho provato a... Non sapevo quale sarebbe stato l'esito, ma forse anche a 9 anni non ti fai neanche troppi problemi, chiedi un regalo e insomma aspetti a vedere se questo regalo arriva, e quando è arrivato è stato molto emozionante. Ricordo che dalla zona filtro sono entrati questi bambini, si passa, viene chiamata zona doccia, dove il bambino ovviamente viene preparato e tutto, e sono entrati, hanno mangiato 2 crackers insieme con il fratello. C'erano gli infermieri che ci guardavano dal vetro, perché era una cosa incredibile. Io credo che sia il regalo più bello che abbia mai ricevuto in vita mia. Proprio era come se la vita di mio figlio mi stesse scappando dalle mani, e aver regalato comunque quel momento a lui per me era una gioia. Oggi oltre l'80% dei bambini colpiti dalla leucemia sopravvive. 30 anni fa era appena il 20%. Lavorano qui all'interno medici, biologi, ingegneri, fisici, proprio perché la ricerca così tecnologica, così spinta, ha bisogno di più competenze, e lo facciamo affrontando appunto tutte queste patologie dal punto di vista più moderno, con quella che viene definita ricerca di frontiera. Noi siamo il centro di riferimento nazionale per la diagnostica avanzata, e questo ovviamente è molto importante perché i bambini di tutta Italia possono avere la migliore diagnosi senza doversi spostare. Il momento in cui mi è stata data la diagnosi effettiva mi è stata data da mia mamma. Io ero sul sedile passeggero in macchina e mi guarda con gli occhi rossi e mi dice guarda Giulio, questa è una malattia, è una malattia grave, una malattia di cui si può morire, è una battaglia difficile, però bisogna stringere i denti e questo ostacolo lo si supera insieme. Orietta ha deciso di rendere concrete le parole dette a Giulio e si è improvvisata maestra. In reparto veniva vista come la mamma un po' tedesca che faceva le equivalenze e voleva che il figlio facesse i compiti. La mia idea era che comunque se ne fossimo usciti da questa esperienza dovevamo uscirne meglio di come ci siamo entrati, e Giulio non doveva essere penalizzato anche da un punto di vista scolastico. Ed è stato un successo, anche se come maestra penso che farei danni, ma con Giulio insomma abbiamo raccolto qualche frutto. Orietta e Giulio oggi sono sereni e molto grati a chi li ha aiutati nel loro non facile percorso. Sono rimasta colpita perché ci sono persone eccezionali, persone che donano il tempo, le competenze, che donano le loro capacità. I volontari sono migliaia. Organizzano raccolte fondi, catene di solidarietà e concerti benefici. Grazie al loro lavoro e alle donazioni di privati ed enti pubblici, ogni anno la Città della Speranza investe 8 milioni di euro nella ricerca. Giulio ricorda gli anni del reparto con un misto di emozioni e il sorriso, soprattutto pensando al cibo. Spesso magari la pasta la prendevo in bianco perché sapevo che il sugo magari non era proprio quello di casa, e mi facevo portare il sugo della nonna. Giulio sa di essere stato fortunato e per il futuro non ha fretta. Forse seguirà le orme della mamma commercialista, o forse no. Per ora non si preclude nessuna strada. Se c'è una cosa che ha imparato è che le priorità cambiano continuamente, e perché come lui ha vissuto così da vicino la leucemia, futuro è proprio una bella parola.